Molto sì, prima di tutto, visto che siamo qui, il cinema, che un'utopia affronta ogni momento, conviene, cioè, chi più dell'utopia, cosa più dell'utopia può avere la forza, l'intensità del cinema anche in un'immagine di pochi secondi. L'utopia è il territorio più preciso del cinema stesso, cioè non c'è nessuna possibilità di errore, mentre poi si può vedere, rivedere, ripassare. Adesso soprattutto sembra dare una capacità smisurata anche alla cosa più banale. Un'inquadratura di 10 secondi di un insetto diventa facilmente un'inquadratura di un lontanissimo dinosauro, visibile, riconoscibile o meno. E questa è la principale utopia incarnata del cinema. Quindi un po' tutti siamo impiegati, spero di no, però impiegati dell'utopia. Il cinema è un cantiere perennemente aperto. Ogni volta che lo guardiamo, lo sentiamo, ci appare uguale o diverso. Il cinema, non c'è il cinema buono, il cinema cattivo, non c'è un cinema più intelligente, uno meno intelligente, anche se diventa un terreno già più scivoloso questo dell'intelligenza. Perché dell'intelligenza il cinema se la va a trovare, essere in grado ogni momento di scivolare verso questa terra di nessuno, che è è il cinema, ma anche è tutto. Quindi siamo vicini a un indifferenziato difficile da definire, difficile da vivere, e però vale la pena. I festival anche sono un segno di cinema preciso, e proprio perché siamo sul bordo, perché da una parte c'è il bordo di, come sull'Etna, di fuoco, di mescolio continuo di ciò che non si vede, la roccia oppure la lava, che per noi di Fuori Radio è sempre stato un segnale, un'immagine potentissima. E spero che qualcuno veda alcune di queste cose, ma anche se non è importante, l'importanza gliela danno o tolgono le persone che ci si trovano, che ci imbattono, si imbattono in cose che potete trovare ovunque, ma che il cinema riconosci. Il cinema è molto più riconoscere che non conoscere.